Mister, innanzitutto come sta Riomi? Riomi ha fatto ieri la risonanza e purtroppo il risultato che ha il menisco. Comunque per queste cose è bene che parlate con il dottore, non è che posso. So che ha il menisco, però i particolari non li so. Quindi non sa quanto tempo ci vorrebbe per recuperarlo. Va sempre operato, perciò non è che possiamo saperlo, però insomma per queste cose è giusto che parli il dottore. Una cosa le chiedo, chi ci sarà in panchina al suo posto? Gallo magari? Sì, Gallo è il terzo portiere, domenica è a disposizione, viene in panchina. Per quanto riguarda invece l'assetto della squadra, potrebbe essere che in difesa ci siano Videtta, Mirrić, Ramitaro con Scantamburlo a sinistra rispetto al quartetto mediano? Ma domani mattina ho la rifinitura, non ho ancora deciso, ho due o tre dubbi che deciderò domenica mattina poi. Come sta comunque la squadra nel suo complesso, a parte quello che è successo a Riomi, ovviamente? Ma la squadra è cresciuta anche di condizione, sa che questo è il momento importante del campionato e cercherà di fare lo sforzo maggiore per vincere questa gara. Lei in settimana aveva detto che questa prossima partita contro appunto il Pordenone potrebbe essere un buon segnale per la futura partita contro il Legnago, che sta andando molto forte ultimamente. Ma, insomma, noi ne pensiamo una alla volta. Intanto l'ostacolo Pordenone non è un ostacolo molto semplice, è una squadra molto ostica e dobbiamo cercare di fare una partita importante. Dobbiamo fare una partita perfetta, senza sbagliare niente, e poi appunto alla fine vedremo. Però insomma, pensiamo prima a domenica, al Legnago ci penseremo poi. A proposito di Pordenone, che cosa le hanno relazionato a proposito di questa squadra? Ma è una squadra che sta facendo bene. Ha fatto un buon girone di ritorno, è in buone condizioni fisiche, una squadra che ti può mettere in difficoltà per la sua fisicità e insomma dobbiamo stare attenti perché comunque sia troviamo una squadra che non ha niente da perdere e verrà al pensiero a giocarsi la partita della vita.